Mi chiamo Daniele Basso, sono un artista che lavora principalmente con i metalli lucidati a specchio. Il mio percorso è una ricerca di senso, nel senso che attraverso le mie sculture cerco di mandare dei messaggi, di aiutare le persone a riflettere sulla quotidianità e sulla propria realtà e sul mondo che le circonda per prendere coscienza della propria identità. È un lavoro che mi ha portato a confrontarmi col mondo del lavoro. Perché noi siamo principalmente quello che facciamo. Mi dispiace per chi magari non riesce ad avere un lavoro che le soddisfa, però la verità è che quelle 8 ore spese sul proprio lavoro sono parte integrante della nostra identità. Questo ragionamento mi ha portato ad avvicinarmi al mondo delle imprese e a immaginare, a vedere l'impresa come un elemento legante dell'identità. È una cosa che tra l'altro si riscontra anche nella quotidianità perché in realtà le aziende in Italia, ma in generale nel mondo, quando un territorio ospita un'azienda di qualità, un'azienda d'eccellenza, questa eccellenza diventa poi nel tempo anche parte dell'identità di quel territorio, diventa parte della cultura di quel territorio. Io sono affascinato da questo legame tra azienda, territorio e individuo attraverso il lavoro e mi piace, come dire, cercare di portare alla luce attraverso l'arte quelli che sono i valori intangibili che stanno alla base di questo legame e che rappresentano poi l'identità di quel territorio nel mondo. Avrei tante cose da dire. Una cosa secondo me importante per definire il mio lavoro è il rapporto che ho con la bellezza, nel senso che per me ritorna a essere ricerca. E torna a essere, diciamo, quel legame, quell'elemento che permette di mettere in comunicazione l'arte contemporanea con la maggior parte delle persone. Non dico la bellezza soggettiva, non entrerei nel discorso della definizione di bellezza, però la ricerca estetica per me è un momento, è un appiglio quotidiano per immaginare il futuro, immaginare un futuro migliore, portare anche le persone a considerare la bellezza come parte integrante degli obiettivi della propria vita. Questo, secondo me, è un fattore che nella storia ha rappresentato molto nell'arte ed è un qualche cosa che in questo momento magari, come dire, è meno evidente nel rapporto con l'arte contemporanea e invece a me piace portarlo in evidenza e piace cercare di perseguire questo obiettivo. Daniele, secondo te, non so quanto sia spiegabile o formalizzabile, cosa pensi di aver portato di, come può dire, innovativo piuttosto che personale? Io tendo a dire vero, più che il mondo dell'arte, al mondo in cui vivi, perché parli anche di, no, di territorio che poi può essere locale piuttosto che no. Ma secondo me l'innovazione assoluta è molto rara. Spesso dipende dal momento, dai sistemi, dagli strumenti. Io penso che l'innovazione sia una combinazione di riflessioni e di scelte che in quel momento rappresentano un elemento di rottura o di innovazione. Allora, in questo senso, forse la parte più intrigante è il lavoro sul contrasto, cioè nella mia espressione convivono degli elementi che il mainstream oggi vorrebbe magari fosse un po' più divisi. Uno è per esempio l'aspetto figurativo dei miei lavori con un grosso lavoro di contenuto e concettuale, cioè figurativo e concettuale adesso sono quasi contrapposti, quasi no? Il diavolo e l'acqua santa, io invece cerco di in qualche modo di rimetterli insieme attraverso il mio lavoro perché immagino nell'arte una funzione importantissima sociale di comunicazione, di trasmissione di contenuti, di condivisione di sensazioni, di condivisione di emozioni. Allora per me questa diciamo espressione figurativa diventa l'occasione per allargare, no, la comprensione o la curiosità, perché poi la comprensione secondo me arriva dopo, però penso che l'aspetto figurativo possa stimolare la curiosità all'avvicinarsi, anche perché poi il mio lavoro in realtà viene trattato sempre attraverso due elementi fondamentali, che sono la piega, che
che per me è l'espressione fisica del cambiamento, che è l'unica vera costante della vita. La materia va in una direzione, accade qualcosa, boom, va in un'altra. Sono le decisioni, le scelte, i fatti, gli elementi, tutto quello che comporta la nostra vita in qualche modo sposta, no? Sposta queste materie e crea queste pieghe. Io dico di rappresentare i miei soggetti attraverso le pieghe che le rendono uniche, li rendono unici, cioè come siamo unici noi attraverso la vita che noi abbiamo vissuto, le decisioni che noi abbiamo preso. Il secondo punto importante è trattare la materia, fondamentalmente la materia specchio. Lo specchio, lo specchiarsi è un elemento ancestrale alla base della costituzione della società, perché è a cavallo tra l'elemento privato di analisi, di riflessione su noi stessi e la capacità di no, nostra di, come dire, di creare un'immagine per presentarci in pubblico. Quindi è a cavallo tra una dimensione personale, una dimensione pubblica, ed è alla base del piacere di ritrovarsi, perché sapere chi siamo ci permette di essere qualcuno, di presentarsi in una certa maniera e di creare le basi sociali, no? E quindi questi elementi insieme mi danno l'idea di, attraverso l'arte, di poter, come dire, proporre delle riflessioni sulla contemporaneità, su quello che ci accade, dalla vita, cioè su delle, più che altro degli elementi particolari, che magari attraversano la mia esistenza, che io cerco di rendere universali nelle emozioni e nei contenuti. Quindi innovativo è questo mix, no? Questo mix che mette insieme il figurativo con un grosso lavoro concettuale e magari anche innovativo questo approccio diretto con le aziende, no? Che nell'arte vissuta come pura dovrebbe essere espressione di noi stessi e basta, io invece la vedo in relazione al contesto e l'azienda mi quel tramite aggregante, no? Che dà dei valori, che stabilisce dei sistemi, dei valori all'interno dei quali l'uomo è in grado di produrre degli oggetti d'eccellenza, cioè l'azienda fa oggetti d'eccellenza che sono parte dell'umanità in cui noi viviamo e che sono per me interessanti perché alla base di quella produzione ci sono dei valori che entrano dentro di noi e ci raccontano come siamo e com'è la società nella quale noi viviamo. Artisti che ti hanno influenzato, che ti non piacciono, che pensi possano darti ispirazione, ce ne Ma gli sono? artisti sì, sono molti, ne sceglierei qualcuno. Anish Kapoor, per esempio, nella sua purezza nel trattare la materia, nella purezza del gesto, una purezza veramente estrema e di enorme significato. Non so, un altro artista con quale mi ispiro è sicuramente Michelangelo Pistoletto. Michelangelo Pistoletto, che anche lui ha fondato qua a Biella la sua città dell'arte, ma che comunque per me è fonte di ispirazione nel concetto dello specchiarsi, nella relazione che ha diciamo, il visitatore con l'opera che guarda, l'astante con l'opera, che a me piace pensare di aver trasportato in qualche modo nella dimensione tridimensionale di queste facce che sono chiuse da questi spigoli, no? E che riflettono la realtà che appare singola, ma è multipla, cioè è in funzione del punto di vista. Ognuno di noi vive una dimensione, pensa che quella dimensione sia assoluta, ma poi in realtà è relativa perché il punto di vista vicino ha la stessa impressione. A volte se affrontiamo per esempio anche momenti difficili, delle litigate o degli scontri e ci cagliamo nelle vesti di chi abbiamo di fronte, anche dopo, capiamo che magari anche il suo punto di vista, cioè dalla sua parte, magari abbiamo torto noi. Quindi, insomma, questa descrizione della realtà mi interessava e si arriva a un altro artista per me importante, importantissimo, che è Caravaggio, che è lontano ma vicino, estremamente contemporaneo nella sua visione dei chiaroscuri, che poi sono il bene e il male, no? Nella sua interpretazione, ma l'interpretazione che dà nel mondo e proprio questa alternanza, no? di punti di vista e di mescolanza di sistemi c'è la grande ispirazione. E poi, così, come riflessione, mi piace anche pensare che
Lui aveva dedicato molta attenzione agli invisibili, cioè coloro i quali, il cui lavoro, no? Che lavoro ritorna come tema, il cui lavoro rendeva possibile la vita ad altri, in una misura diversa, perché adesso non si può parlare di invisibili, anzi, però mi piace l'idea di fare il lavoro anch'io per le persone che lavorano, cioè. Quando realizzo una scultura per un'azienda, non penso alla proiezione dell'azienda solo all'esterno, ma penso più che altro all'azienda che ringrazia chi dall'interno lavora e opera perché questo sogno imprenditoriale sia condiviso e diventi espressione di una comunità. Quindi quest'idea di rivolgersi. E poi non so, ultimi, perché sennò direi tantissimi, gli ultimi sono per esempio i futuristi, no? A me piace, questa è proprio una questione personale, mi piacciono come espressione, no? Con queste sfaccettature, mi piacciono i colori, ma mi piace l'idea che hanno alla base di tutto, di questo dinamismo che poi per me è il cambiamento che ci attraversa e che fa di noi quello che siamo. Parlato prima del fatto che in qualche modo una piega c'è alla fine un cambiamento, questo è un aspetto non solo ottico delle tue opere, ma anche fisico, nel senso che due superfici che si toccano si intersecano in una linea, ma non, ovviamente non sono, come si può dire, non sono perfettamente combacianti, c'è solo un momento dove c'è una linea secante. Che idea hai tu del... Allora, ovviamente AILM è l'associazione italiana, Lean Managers, e mettiamo insieme chi lavora in azienda che fa progetti di miglioramento, in gergo si dice miglioramento continuo. Che idea hai di questa cosa? Visto che hai anche parlato molto di aziende, no? Hai qualche tipo di esperienza personale? Vedi anche la comunicazione e l'arte come miglioramento? Io penso che interessarsi d'arte sia una ricerca dell'assoluto continuo. Nella ricerca c'è sempre un concetto di miglioramento, perché è un miglioramento che può essere, che nasce come individuale nella ricerca dell'arte, ma che nell'interazione dell'arte con l'industria diventa anche miglioramento di sistema. L'arte ti permette di guardare, parlando di punti di vista, di guardare uno stesso problema da punti di vista diversi, no? E in questo senso ti fa uscire dalla tua comfort zone e ti propone delle sfide continue. Credo che questo sia un modo di procedere estremamente utile in relazione all'idea di migliorare, di cambiare, di evolvere. Perché, dicevo prima, l'innovazione è un insieme di cambiamenti, una combinazione di fattori, no? Il tecnicismo tende a standardizzare le risposte, no? E quindi funziona in un'ottica molto operativa. Invece in un'ottica di sistema, in un'ottica di indagine, di posizionamento strategico, per esempio, no? Piuttosto che non di definizione strategica di tutti gli aspetti dell'azienda, dalla comunicazione, ma proprio anche alla propria gestione strategica dell'azienda. Il pensiero trasversale che l'arte ti propone, la capacità di mettere insieme cose apparentemente distanti tra loro, e di risolverle. Ricordiamoci che io, una frase che mi piace tanto è di Brancusi, dice: la semplicità nell'arte non è altro che complessità risolta. Ecco, l'arte risolve dei temi che sono magari valoriali e non sono delle soluzioni più prettamente pratiche a dei problemi. Però la capacità di saltare da un valore all'altro, di saltare da un mondo all'altro, da una visione all'altra, invece secondo me poi unita alla competenza che deve esserci in chi gestisce le imprese, nel proprio ruolo, nel proprio campo, ecco secondo me è un'unione straordinaria, no? Quindi poi per me l'arte è anche intuizione pura. E questo è un aspetto molto importante perché in questo senso l'arte per me è assolutamente al pari della ricerca scientifica e della scienza. Noi vediamo che grandi ricercatori hanno per anni insistito in direzioni apparentemente lontane da quello che la ricerca empirica dava come riscontro, eppure quell'intuizione lì che è dentro l'uomo, che è dentro di noi, che è dentro a delle convinzioni che noi
abbiamo da un punto di vista proprio intuitivo, no? Che sono nell'aria ma non si riescono a prendere, hanno poi prodotto dei risultati interessanti perché hanno messo insieme l'intuizione con il riscontro fisico e hanno tracciato delle linee che poi rappresentano le linee del progresso. Quindi no, non vedo, davvero non vedo nessuna differenza tra il concetto di miglioramento continuo e l'idea di ricerca continua che l'arte propone per noi stessi. Anzi, sono in piena continuità e più lavorano insieme, più sono convinto che... Ah, un'ultima cosa, interessante anche questo. L'MIT ha indetto, per esempio, tanto per capire come funziona, no? Ha indetto un concorso per trovare delle idee brillanti, non ha ristretto campi, non ha dato parametri, non ha dato nulla, ha detto devono essere idee brillanti, quindi che escono dagli schemi, purché infrangano almeno una legge dello stato in cui vengono pensate. Allora, di per sé non è corretto, ma è interessante perché innanzitutto hanno vinto degli artisti, adesso non mi ricordo come si chiamano, ma hanno vinto degli artisti, un gruppo di artisti. Ma perché noi poi nelle regole ci adagiamo, no? E saltiamo, perché il nostro cervello è portato a farlo, nella risoluzione dei problemi attraverso le regole saltiamo dei passaggi. Nell'80% delle volte, 85 sono numeri che invento io, ma nella maggioranza dei casi questo porta a una soluzione più veloce, pratica. Ma spesso sempre la stessa, ma spesso uniforme alle condizioni di mercato, mettiamola così. Avere il coraggio di analizzare lo stesso problema in maniera meno tecnica, più empirica, più olistica, invece produce dei risultati che sono dei risultati nuovi e a volte anche eccezionali, e quindi garantiscono il grande successo di imprese anche commerciali, anche aziendali. E via dicendo. Daniele, grazie mille, veramente molto interessante. Continuerei per ancora un pochino, ma l'idea è quello, cioè, stiamo pensando di fare più cose di questo tipo, piuttosto che farne una un po' più lunghetta, in modo tale da essere un pochino più presenti, soprattutto nel 2021, che è ancora un po' grigio, più che arancione o giallo, non so cosa, sperando che il 2022 ci dia la possibilità o quando di poter ritornare a qualcosa di fisico o comunque di presenza, che ovviamente è necessaria perché alla fine l'arte è anche sensoriale in buona parte, non solo visiva. Per cui grazie veramente e alla prossima. Grazie Grazie mille. mille di cuore, grazie mille.